Abbassa l'audio per favore! E bella a tutti ragazzi, sono Crescico Cugini e bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale. Oggi proveremo la nuova carta che è uscita pochi giorni fa ed è la Goblin Gang. Vediamo se vale la pena di utilizzarla in un mazzo. Noi ci vediamo al gameplay, ma tra poco. Ok ragazzi, questo è il mazzo che ho preso in considerazione e l'ho naturalmente copiato da ShiftPet, vi lascerò il link in descrizione e il mazzo consiste nel gigante, che purtroppo ce l'ho a livello 6 perché in pratica non ho mai usato un deck col gigante e questa è la mia prima volta. Cimitero, tronco, frecce, la nostra super goblin gang che spero spacchi tutto, il moschettiere, il mega sgherro e la zap. Vediamo subito come funziona. Okay, abbiamo una buona mano iniziale, ma noi non abbiamo fretta e non mettiamo subito il gigante, ma mettiamo il mega sgherro dietro la nostra torre. Vediamo un po' che carte ha lui e ha il mago, quindi io vado dall'altra parte con la mia bella combo gigante cimitero. Se riesco magari ci metto anche la goblin gang, vediamo un po', però adesso devo zappare qui. È rimasto vivo il gigante, però lui mi sta uccidendo la torre di destra e ci siamo già presi una torre. Gigante cimitero spacca, ragazzi. Usiamo l'indifesa, la Goblin Gang. E si è girato il mago. Un goblinino. Ho buttato via una tronco. Un goblinino mi ha ucciso l'ultimo tanto così di vita del mago. Grande Goblin Gang. Abbiamo un mega sgherro contro la Valchiria. Che ciao, ha messo anche il moschettiere, me la tira giù la torre. Però siamo in vantaggio sulla torre centrale. Ancora, fa sempre la stessa combo. Adesso io aspetto che mi prenda la torre o il gigante e ci metto dietro la Goblin Gang, perché la torre alla fine mi avrebbe fatto troppi danni. Vediamo se riescono a ucciderlo. Grandi. E puntiamo le tre corone. Dai. Ancora quei scheletrini lì. Cimitero, dai. Dai, 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 dai. Teniamo pronta la tronco. E mi sa che è vinta. Mamma mia. Ok ragazzi, per adesso sembra che questo deck sia veramente forte. Non so se è per lo script di Clash Royale che voglia farmi vincere in qualche modo, ma sembra che spacchi davvero. Facciamo subito un'altra partita. Abbiamo ancora il gigante, stavolta mettiamo lui dietro la torre, che almeno ora che arriva sul ponte noi abbiamo già recuperato tutto l'elisir e lui fa una combo che a me basta un tronco per distruggergliela e poi ci piazzo la Goblin Gang, che si chiama Gang di Goblin. Lui me la zappa, ormai tanto il suo domatore è morto, quindi teniamo pronta la cimitero per il nostro gigante. Sì, si è arrabbiato. E piange. Cimitero alla torre inferno, ma noi abbiamo la zap. E possiamo zappare tutte e due. Dai che ci prendiamo sta torre, dai che ce la prendiamo. Ho messo il boia, ma siamo riusciti anche a uccidere il boia. Pochissima vita. Mamma mia. Questo deck spacca ragazzi, provatelo e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate perché è veramente fortissimo. E forse, se non sbaglio, riusciamo ad arrivare in arena leggendaria. Mettiamogli la Goblin Gang per quei 200 lì di V. Ancora mi è zappato. Gigante, peccato che al 6 lo vorrei troppo, al 7 o all'8 quel gigante lì. Ancora Torre Inferno, come prevedibile, mamma mia. Zappata sulla Torre Inferno. Vediamo quanti danni riescono a fare gli scheletrini. Mette anche lui i suoi moschettieri dietro la torre per recuperare un po' di elisir. Lui mette il domatore. Io la tronco. No! Li ha messi dietro la... Mi ha attivato la torre centrale. Mettiamo la cimitero. Gli zappiamo la torre inferno. Il bowler. Che palle. Ha messo il domatore. Riesce a prenderci la torre sicuramente. Però siamo in vantaggio sulla torre centrale. Allora, se io faccio così, proviamo. Vediamo se il suo bowler non mi becca la mia Goblin Gang. Dai, facciamo un po' di danni alla torre con la nostra Goblin Gang. Fa una mazza di danni, cacchio. Forse è perché è il 7. Adesso però non mi frega più. Due volte di fila, non è che puoi fregarmi. Facciamo la nostra combo gigante e cimitero. Troppo forte veramente. Ti zappo tutti gli scheletri. Ha messo il bowler, ma è troppo lento il bowler da mettere in mezzo a quelli. Infatti
riusciamo a vincere la partita e siamo in leggendaria con questo mazzo fortissimo. Finalmente, mentre registravo il video, siamo tornati per la sesta volta in arena leggendaria. Speriamo di rimanerci adesso. Niente ragazzi, questo video termina qui, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate con il mazzo che avete creato voi per la Goblin Gang o Gang di Goblin, iscrivetevi al canale se volete tanti video simili a questo e noi ci vediamo alla prossima volta. Ciao!